Ito e suo figlio si sono finalmente ritrovati dopo una lunga separazione. Ora si stanno dirigendo verso occidente, lungo il sentiero di Ukushu, nella speranza di sfuggire al loro più grande nemico, Retsuto Yajo. Il loro cammino è sorvegliato dagli occhi attenti degli uomini Kurokawa. I Kurokawa dipendono direttamente da Retsuto Yajo. Koseka, sei ancora troppo lenta. Se non impari a combattere più velocemente, ci rimetterai la vita. Ito Ogami proviene dalla scuola Suiko, non dimenticarlo. Così non riuscirai a batterlo. Ora ti mostrerò una nuova tecnica. Devi fare molta attenzione. Ogni dettaglio è importante. Sì, padre. Hai osservato bene? È esattamente come se tirassi in aria delle biglie. Devi esercitarti a farlo. Sì, padre. Nishikawa! Signore. Questa giovane donna si chiama Koseka ed è figlia di una concubina di Retsuto. Koseka ha solo 19 anni ed è l'unica dei figli di Yajo rimasta ancora in vita. Nonostante la sua giovane età, odia Ito Ogami mortalmente e il suo più grande desiderio è quello di poterlo uccidere. Tutti i suoi fratelli sono stati uccisi dal lupo solitario e lei vive solo in attesa di poter vendicare le loro morti. Il tuo nemico cercherà di scansare il colpo della spada che sta cadendo su di lui. Sarà attaccato dall'altra spada di cui tu disponi. Se invece cercherà di evitare questa, l'altra certamente lo colpirà. Prova ancora. Shiraishi. Signore. Brava, così va molto meglio. Allenati a sincronizzare i movimenti delle due spade. Vedo che apprendi molto velocemente, ne sono lieto. Devi arrivare al punto di sentire nel tuo corpo i movimenti del tuo avversario. Solo allora potrai essere sicura di aver imparato. Ricorda ogni istante che la spada in alto è al di sopra della tua testa. Ed è molto importante che il tuo avversario sia nella traiettoria della spada. Ora puoi andare.
Questi uomini non sono morti invano. Il loro sacrificio servirà a sconfiggere i Toogami. Koseka. Sì. Tu e io, figlia mia diletta, siamo i soli sopravvissuti. Con la nostra morte la stirpe degli Yaju finirà. Tutti i miei figli, Shideo, Kurando, Gombi, sono stati uccisi da Itto e io ho giurato di vendicarli. Tu devi uccidere Ogami. Solo tu potrai vendicare i tuoi fratelli. Sì. Così questa lotta finirà. È durata anche troppo a lungo. Tocca a te, Koseka, trovare il modo di sconfiggere il lupo solitario. Non puoi permetterti di sbagliare stavolta. Devi trovare il modo di arrivare direttamente al cuore di Itto. Per esempio, uccidendo suo figlio Daigoro prima di uccidere lui. Itto adora il figlio. E la sua morte lo farebbe impazzire di dolore. Se tu fallissi nella tua impresa, sarei costretto a usare la nostra rete di spie. Ma non voglio. Devi essere tu a ucciderlo. Devi riuscirci. Adesso va, figliola. Gli uomini di Kurokawa li hanno avvistati. Ti lasceranno segnali. È arrivato il momento di agire. Ormai sei pronta per affrontare il lupo solitario. Va, Koseka. Fai il tuo dovere. Sì, padre. Koseka. Sei tu, Anada? Sì. Puoi entrare. Vogliate scusarmi, ma dovevo parlarvi con urgenza. Abbiamo deciso di accompagnarvi in questa missione. Un momento. Che ne dice mio padre? È al corrente della vostra decisione? Ecco, veramente... Lo sapevo. Mio padre non vi darebbe mai il permesso. È naturale che non voglia una cosa del genere. Io devo andare da sola a compiere questa missione. E sono fiera di farlo, non ho paura di morire. Scusate, ma... Anada. Tu pensi che io non sia in grado di uccidere Itto, è così, vero? No, no. Non dicevo per questo. Non ti devi preoccupare. Accanto a me c'è mio fratello. Mi è sempre vicino, il suo ricordo non mi lascia mai. Guarda qua. Vedi questi due sacchetti? Sono pieni di fagioli. Sono la cosa più cara che ho. Li ha confezionati mio padre quando sono nata perché mi portassero fortuna. Li ho sempre tenuti con me, non mi hanno mai abbandonata un istante. Mi porteranno fortuna anche in questa occasione. Quando ero bambina, non mi veniva quasi mai a trovare. Ho trascorso tutta la mia infanzia lontana da lui e pensavo che non mi volesse bene. Mio padre non venne a trovarci neppure il giorno in cui mia madre morì. Non riusciva a capire il perché di tanto disinteresse. Poi un giorno seppi che anche lui era figlio di una concubina e questo fatto lo faceva soffrire molto. Ogni volta che veniva a trovare me e mia madre, per lui significava affondare il coltello nella piaga. Gli ricordava la sua triste infanzia di figlio illegittimo. Così veniva da noi molto di rado. Io a quel tempo lo vedevo come un padre snaturato. Ora so che sbagliavo. Mio padre mi ha sempre amata. Questi li ha fatti con le sue mani di guerriero. Capisci? Li ha fatti per me, perché mi portassero fortuna. Da queste piccole si vede l'affetto di un padre. Ora so che mio padre mi ama e questo mi dà forza e coraggio. Per dimostrarmi il suo amore, mi ha insegnato questa nuova tecnica per uccidere Itto. Sono certa che ce la farò. L'amore di mio padre mi dà questa certezza. Nelle mie vene scorre il sangue degli Yaju. E anche se sono soltanto una donna, sarò in grado di tenere alto il nome della famiglia. Sì, nobile signora. Non dimenticherò mai la proposta che mi hai fatto. Te ne sono grata. Ma non ti permetterei di accompagnarmi neanche se mio padre fosse d'accordo. Cerca di capire. Questa è una faccenda che riguarda solo la mia famiglia. A te chiedo di occuparti di quelli che sono morti. Aiuta le famiglie di quei poveretti. Ho ucciso io quegli uomini. Te ne prego. Sì.
Buona fortuna. Buona fortuna. Vi ringrazio. Siete pazzi! Vorreste davvero accompagnare Cosecca? Sì. Voi vorreste proteggerla. E pensate che io sia d'accordo? Il mio nobile no. Può farcela da sola. Con la nuova tecnica che le ho insegnato, è in grado di farcela senza l'aiuto di nessuno. Sei stato un pazzo. Non avresti dovuto parlarle. In questo modo sei riuscito soltanto a confonderle le idee. Mi meraviglio di te. Non hai pensato che lei aveva già deciso? Perché crearle problemi? È sicura di farcela. Si è preparata per riuscire da sola. Ormai non si farà dissuadere da nessuno. Deve andare fino in fondo. A questo punto non può più tirarsi indietro. Hanada, forse ti stai chiedendo perché io mandi Cosecca invece di usare i miei uomini. Itto finora ha sempre battuto anche i guerrieri più preparati. Non credere, sono consapevole di questo. Ma non dimenticare che lei è mia figlia e nelle sue vene scorre il mio stesso sangue. Quindi la morte dei miei figli deve essere vendicata da un membro della nostra famiglia. Ma io sono vecchio e lei è l'unica che possa farlo. Capisci ora perché hai sbagliato? Se non seguissimo questa tradizione faremmo una pessima figura. E io voglio evitarlo. È indispensabile che Cosecca riesca ad ucciderlo. Solo così si cancellerà l'umiliazione che abbiamo subito. Nomura! Sì. Cosecca è già partita. Andate. Sì, signore. È dovere dei tuoi uomini proteggere Cosecca. Se le dovesse succedere qualcosa, ti riterrò responsabile. Tu la proteggerai finché non riuscirà a trovare Itto. Dopo dovrà cavarsela da sola. Non avrà bisogno più del tuo aiuto. Ma se lei dovesse fallire, allora sarà compito dei Kurokawa affrontare Itto Ogami e ucciderlo. Non dimenticate mai che siete agli ordini di Retsuto Yaju. Non perdete tempo. Andate! Meglio dividerci. Perché? Silenzio! Non è giusto sacrificarci tutti per salvare l'onore della famiglia Yaju. Ma cosa dici? È stato Retsuto ad aprire le ostilità contro Itto Ogami. C'era stata una grave spaccatura al governo. All'inizio la lotta era solo di carattere politico, ma ben presto, purtroppo, i rancori personali hanno preso il sopravvento nella lotta fra i due. Perché dovremmo rischiare la vita per fare un favore a Retsuto Yaju? Noi siamo agli ordini dello Shogun, non dimentichiamocelo. In questo momento Retsuto ci vuole usare per i suoi scopi personali. E questo a me non va. I Kurokawa servono solo il governo. Nazokito, i tuoi uomini si fermeranno qui. Come vuoi tu. Molto bene. Vedi, se Retsuto Yaju ci tiene a rimanere in vita per garantire continuità alla sua stirpe, ebbene anche noi dobbiamo pensare alla nostra stirpe. I Kurokawa devono sopravvivere. Qualunque cosa accada, voi resterete qui. Hai capito? Dividiamoci. Svegli.
strella. No, è una donna in carne e ossa. Ed è anche ben fatta. Ce la prendiamo? È già un po' di tempo che siamo a bocca asciutta, no? Che ne dici, ci divertiamo un po' con lei? Donna, sai che è pericoloso andare in giro da sola? Noi potremmo accompagnarti. Chi si vede? Scusate per ieri sera. Però siete proprio una bella donna, non mi ero sbagliato. Un momento. Aspettate, siamo qui per un preciso motivo. Abbiamo visto che siete una ragazza forte. Ci sembra di capire che cerchiate qualcosa. Il lupo va verso occidente. Allora adesso è tutto chiaro. State cercando qualcuno, è così? Ascoltate, ho una proposta da fare. Se noi vi aiutassimo nelle vostre ricerche, voi sareste disposta a pagarci? Sapete, signora, ultimamente le cose ci sono andate male. E poi non nego che fare un po' di strada insieme a voi ci farebbe molto piacere. Fermo! È inutile seguirla. Là dietro c'è qualcuno che protegge quella donna. La faccenda si sta facendo interessante. Giocano felici. Senti, tu sai chi è Daigoro? Mi sai dire chi è Daigoro? È questo bambino. Io devo uccidere questo bambino. Mi ricorda quando io ero bambina. Giochi con me. Giochi con me. Ti va di giocare con me? Grazie. Aspettate. Questo è vostro. C'è qualcuno che vi sta seguendo. Vi consiglio di stare attenta. Vieni con noi.
Peter, vieni con noi, su, andiamo! Mangiate qualcosa. Ditemi se posso esservi utile. Chi è che vi segue? Voi non sembrate una persona qualunque. Quel vostro sacchetto di fagioli è molto pesante. Ecco, sembrerebbe pieno di acciaio. Scusatemi se sono così nervoso. Perdonatemi, ma nella zona ci sono molti lupi randagi. Lupi randagi? Che cosa c'è che non va? Volete parlarmene? Dovete preoccuparvi. Ora è meglio dormire. Per questa notte i lupi non verranno. Cos'ecca? Dove siete? Anada! Anada! Credevi che da sola non sarei riuscita a farcela? Hogan, adesso ucciderò voi e vostro figlio. Preparatevi. Non mi sbagliavo, voi siete... La figlia di Yaju, Koseka, sorella di Debuki e Atsubei. La figlia di Yaju. L'avevo immaginato. Sono l'ultima figlia, gli altri sono tutti morti.
Lo scopo della mia vita è stato sempre quello di uccidervi. Questo significa che ora dobbiamo batterci. Sì, è così. Vendicherò i morti della mia famiglia. Sono pronta. Si prepara a ricevere il mio attacco. Non sa cosa l'aspetta. Non è leale quello che avete fatto. Come avete fatto a indovinare? Come facevate a sapere della mia tecnica? Perché l'avete messo sulle vostre spalle? Siete un padre snaturato. Non è leale. Non è giusto quello che dite. Mio figlio e io siamo un'unica persona. Insieme abbiamo attraversato l'inferno. Io sono stato leale. Era questo che avevate in mente. Cosa? È stata uccisa? Cos'è che è stata uccisa da Itto? Quell'uomo è un vero demone, credete a me. Ha ucciso tutti gli uomini Kurokawa. Dopodiché ha ucciso anche il fedele Anada, signore. Maledizione. Sono stanco. Stanco delle sue prepotenze. Deve finirla. Ha distrutto la mia famiglia. Dobbiamo fermarlo una volta per tutte. Yusika! Manda un messaggio a tutti i capi clan. Voglio mettere una taglia sulla testa di Togame e di suo figlio. Chiunque ci dia notizie della coppia solitaria avrà un premio di 30 pezzi d'oro. Sì, sì, signore. Ti troverò. Dovunque ti nasconda, i miei uomini riusciranno a trovarti. E pagherai per tutto il male che mi hai fatto. Ormai le tue ore sono contate. Io giuro di vendicare i miei figli. Presto morirai, Ito. Thank you.
porto un messaggio urgente di Yajo. Lasciatemi passare. Non posso crederci. Forza, andiamo. Dobbiamo attaccarne altri. Sì. Su, andiamo. Avete visto? Il governo darà 30 pezzi d'oro a chiunque saprà fornire notizie di Ito Ogami e suo figlio Daigoro. Male. E 50 pezzi a chi li consegna vivi o morti. Certo che è proprio un bel bambino, eh? Certo. 30 pezzi d'oro a chi dà informazioni sono un bel po' di soldi. Dovremmo cercarlo. Non dire sciocchezze. Non ti aspettare che sia semplice sapere dove si trovano quei due. Chissà dove saranno nascosti. Ecco fatto. La ruota è a posto. State a sentire. Perché il fondo di questo carrozzino è fatto di acciaio? Non ne avevo mai visti prima, è davvero molto strano. Vi ringrazio per il lavoro. Ditemi quanto vi devo. Si tratta proprio di lui. Non ci sono dubbi, ti dico. Quindi, quell'uomo vale un mucchio di soldi. Non dobbiamo lasciarcelo scappare. 50 pezzi d'oro. Niente male. È molto furbo, dobbiamo stare attenti. Sta arrivando qualcuno. È diverso, non avere fretta. Hai paura, è un uomo come gli altri. Cerca di usare il cervello. Perché dobbiamo rovinare tutto per la fretta? Sarebbe un vero peccato. Quell'uomo 50 pezzi d'oro, ricordatelo. Cosa vorresti fare? Giocare a nascondino. Sì, quel gioco che fanno tutti i ragazzi. Uno si nasconde e gli altri lo cercano. Solo che saremo noi a nasconderci e lui ci verrà a cercare. È l'unico modo che abbiamo per catturarlo. Questa strada è lunga e non ha biforcazioni. In fondo c'è un ponte e noi ci nasconderemo là sotto. Così, quando lo sentiremo arrivare, saremo pronti ad agire. E quando avremo intascato tutto quell'oro, vecchio amico mio, ce ne andremo in un'altra regione e vivremo felici senza più pensieri.
Sono contento di conoscerti, lupo solitario. Era già da parecchio tempo che volevo incontrarti. Perché mi aspettavi? Tu non mi sembri uno degli uomini di Iaggio. E infatti non lo sono. Io sono un cacciatore di taglie. Un cacciatore di taglie? Tu e tuo figlio siete famosi in questa zona. Siete conosciuti da tutti i cacciatori di taglie. Cartelli con le vostre facce sono attaccati a ogni angolo di strada da quando hanno messo una taglia sulla vostra testa. Figlio, io voglio solo intascare quei soldi. Vedi, vecchio mio, è sufficiente che io dica di averti visto qui e il governo mi dà 30 pezzi d'oro. Capisci? Ma se sarò io a consegnarti alle guardie, vivo o morto, allora il magistrato mi darà 50 pezzi d'oro. Io sono avido, non posso perdere questa occasione. Amico, senza rancore. L'avresti lanciata. Non è degno di un samurai. Un samurai non usa la lancia. Preferisce combattere con la spada. Ho sfruttato parecchie volte questa antica tradizione. Sono riuscito a vincere molti incontri in questo modo. Con te non ha funzionato. Ma non è finita! Maledetto, senti questo fischio? Questo è il segnale dei cacciatori di taglie. Sono già tutti sulle tue tracce, senti? Ma tu non ci metterai niente a batterli. Tu sei forte. Tu sei molto più forte di loro. Non hai paura di nessuno. Ne ucciderai molti. E più ne ucciderai, più il valore della tua taglia aumenterà, puoi esserne certo. Che idiota. Tu sarai braccato. I cacciatori di taglie sono belve maledette. Non ti molleranno, li avrai sempre alle costole. Allora sarà inutile continuare a scappare. Li avrai sempre dietro, sempre. Non troverai più un rifugio sicuro. Sarai sempre solo. Sarai circondato soltanto da sciacalli che vorranno la tua taglia. Che vorranno la tua taglia! Ito Ogami e suo figlio non saranno inseguiti solo dagli uomini di Rezzuto Yaju e dai superstiti del gruppo Kurokawa. A questi si aggiungeranno anche i cacciatori di taglie, che si muovono da regione a regione alla ricerca di fuggiaschi che hanno una taglia sulle loro teste. La vita della coppia solitaria diventa sempre più difficile. I pericoli si annidano ovunque e nessuno è in grado di dire cosa riserva loro il domani. Thank you.